Abbiamo voluto ricordare Roberto Papalino, il nostro coach, che siamo molto affezionati. Oltre ad essere coach, era anche un grande amico e abbiamo fatto questa piccola cosa per ricordarlo. È venuto a mancare proprio l'anno scorso durante il precedente camp e che quindi l'ha segnato in maniera particolare. È sempre un piacere stare nel campo pensando agli amici. I coach amano essere ricordati sul campo. Priorità assoluta dunque il ricordo di un amico che non c'è più. È stata intitolata alla memoria di Roberto Barba Papalino la seconda edizione dell'American Football Camp, l'evento di football americano organizzato dai Mad Bulls che si è svolto di recente al Manzi-Chiapulin. I partecipanti, una cinquantina circa, hanno avuto il privilegio di allenarsi per 4 giorni con tecnici di caratura nazionale come Andrea Vecchi, coach campione d'Italia con i Rinos Milano, Giorgio Longhi, Mauro Solmi, Melchiorre Scalia ed Enrico Brazzi. Il bilancio finale è certamente positivo. Abbiamo avuto anche una partecipazione di due ragazze che giocano in Salento nella squadra femminile salentina e anche, sono anche due giocatrici nazionali. Poi abbiamo avuto degli iscritti provenienti da Brindisi. Diciamo un bilancio abbastanza positivo. Ci rendiamo conto che è difficile, far capire diciamo alla gente, ai potenziali atleti, la bellezza del nostro sport. E quindi abbiamo provato ad aprire le porte dicendo ok, venite, venite a provare, venite a vedere. Il camp è anche proprio la partenza della preparazione che si terrà per l'intera stagione, l'installazione di un sistema di gioco che poi si basa bene o male sul sistema di gioco che abbiamo usato lo scorso anno, quindi l'evoluzione tecnica dei ragazzi. E sperando di fare decisamente meglio rispetto allo scorso anno. Lezioni teoriche alternate a sedute sul campo. È stata una 4 giorni quella dell'American Football Camp, risultata particolarmente gradita ai partecipanti che hanno apprezzato le tante novità di quest'anno. In questo particolare camp stiamo sperimentando anche delle nuove tecniche di preparazione fisica per il football americano e le risultati direi sono andate molto bene e anche nuove tecniche di sistemi di installazione dei giochi del football americano. Fondamentalmente, mentre negli anni precedenti lavoravamo quasi esclusivamente senza contatto, siamo ritornati a giocare le azioni in vivo in modo da rendere più facilmente capibili per i giocatori quello che devono fare. Per me è sempre un piacere venire qui a Barletta, soprattutto perché ho degli amici con la maiuscola, diciamo, e mi trovo benissimo, mi piace venire qui a insegnare il football. Diciamo che abbiamo fatto un lavoro diverso dall'anno scorso anche per creare delle novità. Esempio, abbiamo imbastito una preparazione atletica che si può applicare in campo con dei semplici pesi. Delle tecniche nuove di riscaldamento, di condizionamento, che comunque si applicano delle nuove tecniche, anche delle nuove tecniche di gioco.